lunga giornata di Renzi a Scalea, una serie di impegni e di colloqui. Il saluto e il ringraziamento ai vigili del fuoco che lo hanno atteso davanti all'isola di Dino, dove è atterrato l'elicottero. Sul posto anche carabinieri e polizia a tenere il servizio d'ordine. Intanto davanti alle scuole medie il fermento dei cittadini e di giornalisti e operatori pronti a cogliere ogni attimo. L'arrivo del Premier scortato dalle forze dell'ordine direttamente davanti all'istituto comprensivo ampiamente blindato per evitare ogni contatto diretto con la folla. A scuola l'incontro con i genitori e il personale e il canto dell'inno di Mameli. La politica sia fatta da gente lontana che sta nei palazzi del potere e voi non ci potete fare niente, perché voi potete impegnarvi da grandi, potete votare, potete cercare di dire che le regole, il rispetto delle regole della legalità partono in classe, partono a scuola, e il segno che noi vogliamo dare venendo qui in una scuola è che la sfida per una Calabria diversa, ma anche per un'Italia diversa, si vince partendo dalla scuola. Abbiamo bisogno di recuperare l'aspetto, come diceva giustamente Martina, della speranza per il futuro. Io non so quanti di voi hanno voglia di vivere qui da grandi e quanti magari hanno voglia di andare per un periodo all'estero. È anche bello che qualcuno voglia andare all'estero. L'importante è che chi vuole tornare possa farlo. All'interno del comune è ancora una volta blindato l'incontro con i sindaci del territorio per affrontare i problemi più stretti. Nella struttura comunale anche il presidente della provincia Oliverio, nella stessa giornata in cui si discute l'abolizione degli enti territoriali. Il magistrato Nicola Gratteri ha atteso il Premier nella sala del terzo piano del comune, oggi occupata dalla commissione straordinaria. Poi il veloce, soli 3 minuti, incontro con la stampa e l'intervento all'esterno del piazzale, circa 10 minuti. Voglio dire alle lavoratrici e ai lavoratori degli appalti della pulizia delle scuole, che, buoni, ragazzi, non ho detto niente ancora, cioè, voglio dire, è partito l'applauso, calmi. Che il primo gesto che noi abbiamo fatto come governo, noi siamo entrati in carica il 22 febbraio, è stato esattamente quello di dare una soluzione ponte per poter entro il 31 marzo risolvere definitivamente questa vicenda, perché noi siamo entrati nella vicenda di andare in dei luoghi anche prendendo delle contestazioni, discutendo, ragionando, perché è importante che oggi riprendiamo il rapporto tra, comunque la si pensi, politica e cittadini. C'era lassù, aspetta, no, che bravo, fermi, lassù c'era, non lei, quello dopo, c'era un altro cartello, no, ce n'era 3, 2 sono su, quello sui costi della politica, bravo, ecco, l'ha aperto lei ora, l'avevo vista prima mentre stava parlando, eliminate tutti i costi della politica altrimenti a casa, grazie, ora può, no, ora basta, se no se li commenta tutti, era quello lì che volevo commentare. Noi oggi in Parlamento, io non ne faccio parte, ma come ovvio il governo interloquisce col Parlamento, sta discutendo di una norma molto importante. No, sta buono, non è così. Non siamo qui a cercare di convincere, ma a parlare tranquillamente. Non hanno, ieri in commissione il voto è stato positivo. Ora alle 4 votano, quindi o hai doti di preveggenza, oppure, e quindi o porti un po' sfortuna, e quindi allora voglio dire, questo è un passaggio importante. Buono, ragazzi, non posso, siamo migliaia, non ci si può mettere a fare dibattito, fermo lì. Voglio dirvi, il voto di oggi in Parlamento è un voto molto importante, è un voto che nel superare le province porta a ridurre di, io dico prudenzialmente, 3.000 persone che dalle elezioni del 25 maggio
smetteranno di avere un'indennità dalla politica e proveranno l'ebbrezza di tornare al proprio lavoro. Allora, non è questo il problema dell'Italia, mi dicono in tanti, ci sono tanti altri problemi. Sì, ci sono tanti problemi. Il risparmio che noi facciamo dalle province, secondo la Corte dei Conti, è di circa 160 milioni di euro. Uno può dire è poco, sì, però è un segnale importante. Ecco perché prima citavo il cartello, che non è quello, era quello dopo, sull'eliminare i costi della politica. Noi dobbiamo far capire come classe politica che è arrivato il momento di dire basta al fatto che guadagnano sempre i soliti e si inizia a tagliare sui costi e sui posti della politica. Ecco perché le province, ecco perché il superamento del Senato, ecco perché il tetto ai dirigenti pubblici che non possono guadagnare le cifre che in alcuni casi guadagnano, ed ecco perché su questa cosa possono decidere come vogliono. Noi su questa cosa non ci fermiamo, andiamo a diritto su questa cosa, piaccia o non piaccia, il governo intende andare fino in fondo, lo dobbiamo ai cittadini, è un modo per fare la pace con gli italiani. Questo è il primo tema. Naturalmente, siete un jukebox, dice, una sulla sanità, io F7, le infrastrutture, la Salerno Reggio Calabria, no, vedi no. Allora, arrivo a dirvi che è molto importante, di conseguenza, che voi sappiate che questa volta si fa sul serio. E che, attenzione, questo è molto importante, recuperare i costi della politica non basta se contemporaneamente non restituisci nelle tasche, ora parlo di chi il lavoro ce l'ha, poi arriviamo a chi il lavoro non ce l'ha, ma non rimetti nelle tasche di chi oggi il lavoro ce l'ha qualche decina di euro che sia il segno della ripartenza. Mi spiego. Se noi prendiamo 10 miliardi di euro e li diamo a chi, tra i lavoratori dipendenti e co-co-co, prende la cifra minore, sta sotto i 1500 euro. Quindi, signora, e lo so, vi svelo un segreto, 800 sta dentro i 1500. Quindi, io sono di campagna, ma lo sapevo questo. No, a matematica non andavo granché bene, ma che 800 stia dentro 1500 ci arrivavo bene, anche 400, signora. E poi se mi continuate a far così, poi divento una televendita, direbbe Crozza, e non va bene. Allora, fermi un secondo. 10 miliardi di euro, anziché continuare a insistere con i rimborsi nei consigli regionali, con i soldi delle indennità, iniziamo a tagliare lì e entro il mese di maggio noi partiremo con tre misure: la restituzione di un equivalente di 1000 euro all'anno, una sorta di quattordicesima, che andrà a tutti coloro che stanno in questa forchetta di cui parlavo prima, un intervento per gli imprenditori, non so se ci sono imprenditori in piazza, ma oggi pagano l'IRAP in modo molto significativo. Noi abbiamo dato un piccolo segnale, sì, è un piccolo segnale. Però io sono convinto che la stragrande maggioranza degli imprenditori, perlomeno quelli con cui parlo io, poi magari ce ne sono altri, io non ci parlo, mi dicono: guarda, la mia preoccupazione è vedere quei 3, 4, 5 lavoratori che sono con me, che con 1000 euro al mese non ce la fanno. Voglio dirvi, ho capito, fermi ragazzi, voglio finire su questa cosa. Se sembro particolarmente capace, ma 8 domande insieme, dalla sanità all'ambiente alle infrastrutture, è un po' difficile. Dunque, dopodiché mi piacerebbe discutere nel merito di tante altre questioni. Eccoci. Allora, voglio però dirvi una cosa che sta a monte. Io oggi sono arrivato a Praia a Mare e... Ah no, siete di Praia. Tagliato nome. Come diceva quel mio amico, sono arrivato a Pratica a Mare, no, guarda, quella è un'altra parte. Sono andato a Praia a Mare e ho visto un pezzo d'Italia mentre venivo in giro. Ho visto Roma,
ovviamente partendo da Roma, la bellezza di questa città, no? Che anche ha avuto un riconoscimento importante nel bene e nel male, perché quel film è anche un messaggio sulla bellezza deteriorata e trascurata ad Hollywood. Poi ho visto la straordinarietà delle nostre coste, ho visto Ischia, ho visto Capri. Poi sono arrivato in Calabria, tutte le volte che noi arriviamo in un luogo andiamo nelle scuole e ho incontrato dei bambini delle elementari che mi hanno detto: ma perché della Calabria si parla sempre male? Eh sì, signora, attenzione, io ho cercato di dirlo poi soprattutto a una ragazza di 14 anni dopo alle medie, che si chiama Martina, e che alcune domande i professori gliele avevano preparate, perché alcune erano sui precari, però molto, è comunque utile, perché il Presidente del Consiglio oggi si chiama Matteo, domani si chiama in altro modo, è importante che i ragazzi sentano le istituzioni e che sappiano che la scuola è il punto da cui si riparte per uscire dalla crisi. Poi si cambierà, andrà un altro Presidente del Consiglio, ma è importante che i Presidenti del Consiglio vadano nelle scuole a parlare con i ragazzi, ad ascoltarli. E andando a parlare con... come? Ecco, io non ho problema. Allora, mandami dalla Callicea, ora potrei mettere la residenza qui. Allora, fermi. Buoni, fatemi dire questa cosa. Martina, 14 anni, mi ha detto alcune domande di quello. Ha detto: io vorrei vivere, lavorare e mettere famiglia su qui. E io ho detto: guarda, non lo posso fare. Ora magari lei si innamora di uno della Nuova Zelanda e va a vivere in Nuova Zelanda, oppure decide di andare a vivere perché prende una borsa di studio e va in America. Vorrei essere chiaro, questa possibilità c'è nel mondo globale, può succedere, è anche bello che accada, però c'è una cosa che è drammatica: perché un territorio così bello come quello che vedevo stamattina e che cercavo di descrivervi prima, perché noi dobbiamo accettare l'idea che i nostri figli debbano far crescere i loro sogni per forza, se loro vogliono andare via vanno, ma perché devono per forza far crescere i loro sogni lontano da dove hanno studiato? Perché? Perché c'è questo? E allora io mi sono dato questa risposta. Lei gli ha detto: lei, Presidente, è in grado di garantire che il mio sogno sarà esaudito? Io le ho risposto: no, Martina. No, perché è giusto essere onesti. Il tuo sogno non te lo insegue un altro, non te lo realizza un altro. Il tuo sogno il Presidente del Consiglio lo deve tatuare sul cuore. Perché quando c'è l'impossibilità di vivere nel luogo dove sei nato e cresciuto, c'è qualcosa che non torna. Però contemporaneamente lo sforzo va fatto tutti insieme. Allora io vorrei raccontarvi in modo molto sintetico che cosa dobbiamo fare perché il sogno di Martina realizzi. In prima, Martina deve partire lei dal rispetto delle regole. Martina deve rifiutare le scorciatoie che le verranno proposte. Martina deve essere in grado di rispettare i luoghi dove studia. E Martina deve essere nelle condizioni di sapere che qualsiasi cosa farà il Presidente del Consiglio, come si chiama oggi o come si chiamerà domani, la vera sfida dipenderà da lei. Ecco perché voglio salutare le ragazze e ragazzi di Libera. Voglio salutare le ragazze e ragazzi di Libera dicendogli che le loro parole che hanno sono parole che devono... È molto bello vedere coraggio, legalità, anche parole brutte, omertà, ho visto prima, corresponsabilità. Io però ricordo in mente la manifestazione di Firenze e le parole di Don Ciotti alla fine. Le parole di un grande impegno alla corresponsabilità personale. L'abbiamo detto. Accanto a quello però, cosa può fare il Presidente del Consiglio? Che impegni deve prendere? Primo, noi dobbiamo spendere bene i soldi che ci sono. Ci sono tanti soldi che in Italia stiamo spendendo male. I soldi dei fondi europei sono soldi che in Italia in questi anni non abbiamo speso bene come avremmo dovuto. Prendiamo l'impegno di partire innanzitutto da noi. Secondo punto fondamentale. Noi abbiamo, avete visto come si fa in casa quando uno va a cercare nei cassetti se sono avanzati 2 euro? Noi abbiamo tirato fuori dai cassetti dei ministeri 3 miliardi e mezzo di euro. Mettiamoli sull'edilizia scolastica. La stabilità delle nostre istituzioni è importante, la stabilità delle aule dei nostri figli lo è di più. Terzo punto immediato: bisogna avere il coraggio di tenere questo territorio meglio di come l'abbiamo tenuto. C'è 1,5 miliardi pronto per la tutela del territorio.
e noi abbiamo troppi spesso gente che va a piangere le vittime della frana o i danni dell'alluvione sempre e soltanto dopo. Mettiamo 30 milioni per rimettere a posto i danni dopo e avremmo 1,5 miliardi per sistemare prima. Poi certo, il maltempo è sempre maltempo. Quarto punto, molto importante. Noi abbiamo il bisogno, il dovere e in qualche modo la necessità di dire che fare politica non è un qualcosa che può fare soltanto qualche mostro sacro a Roma. Dipende anche da noi. Dipende anche da voi avere il coraggio di informarvi. Ecco perché noi faremo una riforma radicale della pubblica amministrazione, dove tutti i dati saranno accessibili, dove semplificheremo il rapporto con il fisco, dove saremo in grado di dire che la giustizia civile deve funzionare molto meglio di come funziona. Però dipende anche da voi. La politica è una cosa troppo bella per lasciarla soltanto ai politici. È una cosa troppo seria per lasciarla soltanto ai politici. E se saremo in grado di far questo, allora la battaglia per la legalità viene di conseguenza. Non la lasciamo fare soltanto ai martiri, agli eroi, a cui va la nostra riconoscenza, il nostro affetto. Però io vi chiedo questo, vi chiedo di cambiare anche voi. Io sono pronto a cercare di farvi tutto per cambiare. E ho detto che se non mi riesce di cambiare, non è che va a casa il governo. Io ho detto che se il Senato non viene superato e si finisce con la storia che noi abbiamo il bicameralismo e una legge la fa la Camera e poi va al Senato e poi cambia la legge e torna alla Camera e poi ci sono 900 parlamentari, se il Senato se il Senato non va a casa, se non cambia le regole del Senato, e i senatori sono d'accordo, i senatori, dice Ernesto giustamente, del PD, perché io sono qui in una manifestazione del PD, hanno dato questa disponibilità e io dico loro grazie. Se non iniziamo a mandare a casa un modello istituzionale e politico, smetto io di far politica. Ho detto che se questa cosa non c'è, se non superiamo il Senato, io smetto di far politica. Che magari è anche un invito per qualcuno che dice guarda, lo vediamo. Quindi io sono disponibile a rischiare, a dire che per primo vado a casa io. Però dico anche a voi, smettete, cari amici calabresi, di pensare che la salvezza venga da fuori. Rimettetevi in gioco anche voi, abbiate il coraggio di alzarvi, noi ci mettiamo il cuore e cambieremo l'Italia, ma abbiamo bisogno di voi, del vostro impegno personale. Non c'è un nemico che aggredisce la Calabria fuori, dipende anche da voi. E allora io vi propongo, e chiudo su questo, quello che ha detto Ernesto a proposito del PD: o noi abbiamo il coraggio di cambiare le istituzioni e di ridare speranza all'artigiano che oggi non ce la fa più, all'impiegato che non riesce ad arrivare alla fine del mese, al precario che non sa se alla fine del mese ci arriverà, a chi oggi è lontano, disoccupazione giovanile al 42%, e non mi sfugge che c'è la disoccupazione giovanile, terribile, ma c'è anche un cinquantenne che quando perde il posto di lavoro si sente dire sei troppo vecchio per lavorare, sei troppo giovane per andare in pensione. È una cosa incredibile, però perché questo cambi davvero, noi cambieremo molte cose, anche il sistema della formazione professionale che troppo spesso è servito a dare incarichi ai formatori e poco a chi doveva lavorare, ma questa è un'altra storia. Però io chiedo a voi, a tutti voi, noi ci mettiamo il cuore, rischiamo tutto quello che possiamo rischiare e se non cambiamo andiamo a casa. Ma ora vi chiedo di fare la cosa più assurda che potete pensare di fare. Vi chiedo di tornare ad avere la fiducia e la speranza che se ci mettiamo in gioco tutti, il futuro di questa terra non è un futuro di desperazione, di umiliazione, di illegalità. Dipende però anche da voi. E allora io ve la dico in questo modo. Sono, e finisco su questo, sono andato in una scuola perché... perché penso che ogni tipo di battaglia parta dalla scuola. Un grande personaggio della Sicilia, non della Calabria, parlava della mafia, non di altre forme di criminalità, ma sapete che le associazioni mafiose hanno un loro codice che talvolta le rende anche uguali per alcuni aspetti. Bene, questo siciliano straordinario, che era Gesualdo Bufalino, diceva che la mafia sarebbe stata sconfitta non dai poliziotti, cui va la nostra gratitudine, i carabinieri, i finanzieri, coloro che con una divisa servono lo Stato, e a cui va il mio personale grazie da Presidente del Consiglio e il grazie di tutti noi,
non dai magistrati, cui va il nostro grazie. Ho visto prima il giudice Gratteri, a cui ho detto che le riforme di cui abbiamo parlato diventeranno presto realtà, non, e pure va la nostra grossa gratitudine a tutti i magistrati, non dai politici. Eppure è importante che ci siano dei sindaci e dei politici onesti. Per un sindaco onesto che non fa notizia, credetemi, ce ne sono, non è possibile che siamo dite soltanto ai sindaci non onesti. Ci sono tante donne e uomini che per veramente compassione provano a cambiare. Bene, dipende da tutto questo, ma la illegalità e la criminalità la sconfiggeremo ripartendo dalle scuole, con un esercito di maestri di scuola elementare. Perché ciò accada, quando sono entrato nella scuola, oggi mi hanno accolto con, non mi hanno fatto la canzoncina, così, però c'era la banda della scuola, ed è bello che ci sia la banda, perché è giusto che ci sia la musica nella scuola, è giusto che ci sia sport nella scuola, che ci sia storia dell'arte nella scuola. E quella banda, sapete che cosa ha fatto? Ha cantato l'inno nazionale. E allora io qui, da Scalea, da un comune che è stato sciolto per infiltrazione mafiosa, da un comune che però è un comune, come mi hanno detto i ragazzi scout, di persone laboriose e oneste, io voglio dire che Fratelli d'Italia significa che il governo, Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio, farà di tutto per non lasciare indietro nessuno, per non lasciare la Calabria da sola. Vi chiedo però di avere il coraggio di alzarvi e di combattere, perché questa sfida la vinciamo insieme. In bocca al lupo a tutti noi.